di varianza infinita. Ricordate che l'abbiamo detto all'inizio, la varianza di una distribuzione stabile quando alfa è minore di 2 è infinita. E questo può all'inizio destare una certa preoccupazione nel risk manager che si avvicina al tema delle distribuzioni stabili. Il semaforo diventa rosso non perché non sia difficilissimo da capire, ma solo perché comunque non è indispensabile fino in fondo apprendere cosa stiamo dicendo in questa slide per ciò che serve. Lo sarà invece per il vostro lavoro di risk manager se doveste scegliere questa strada. Allora, consideriamo ancora il log returns dell'indice S&P 500, ancora una volta una finestra che nel tempo va indietro da oggi fino a comprendere tutti i dati, solo che questa volta, finestra per finestra, non ci calcoliamo alfa o gli altri parametri di stabilità, ma ci calcoliamo la deviazione standard. Questo per vedere come converge, d'accordo? Lo vedete nel grafico che riporto qui a sinistra. Allora, già da subito vediamo un picco, guarda caso, due anni fa, di volatilità che, diciamo, mina la convergenza della deviazione standard su un po' di attrazione, no? Poi questo sembra tornare verso un po' di attrazione, ma ci sono ogni tanto dei salti che danno effettivamente dei problemi. In definitiva la convergenza è un po' più lenta di quella che si aspetterebbe se il campione fosse veramente distribuito secondo processi ID di VNR. Addirittura a un certo punto, indietro nel tempo, e qui siamo verso il 29, la convergenza viene completamente sfalsata e abbiamo una fase in cui la volatilità complessiva sale, comprendendo anche i valori di oggi, d'accordo? Insomma, sembra che la deviazione standard faccia fatica a convergere. Per capire bene questo punto, io vi ho preparato una cosina che dovrebbe aiutarvi, e cioè una simulazione di un processo ID distribuito secondo distribuzioni stabili che hanno esattamente gli stessi parametri dell'S&P 500. Quindi io dico, bene, prendo i fantastici 4 dell'S&P 500 e a questo punto, tramite un processo statistico, genero dei rendimenti fittizi, diciamo, che alla fine saranno distribuiti in maniera identica e indipendente secondo una distribuzione stabile avente questi 4 parametri. Come vedete, qui vi mostro 100.000 steps di simulazione. La convergenza assomiglia un po' anche a quella che abbiamo visto nei dati reali dell'indice S&P 500. Non avviene, perché cosa succede? Che effettivamente ci sono delle zone in cui sembra che la convergenza avvenga, anche abbastanza ampie, decenni. Poi però capitano degli eventi rari che minano la convergenza e fanno fare un salto alla deviazione standard portandolo in alto. Poi dopo questa torna a convergere, poi c'è un altro salto e così via. Cioè, diciamo che se non ci fossero questi salti la convergenza ci sarebbe, no? Però quando gli eventi rari si mettono in mezzo, diciamo così, ecco che allora la deviazione standard ha un salto e questa non converge verso un po' di attrazione, ma diverge e tende ad andare all'infinito. Allora, quello che volevo dirvi è, sì, la deviazione standard è infinita, ma a noi non ci interessa, perché quello che ci interessa veramente è fare il calcolo delle probabilità con tutto ciò che ne consegue. Perciò a noi interessa che la PDF sia ben definita e che su questa possiamo fare tutti i nostri calcoli di risk manager, tralasciando la deviazione standard come misura di rischio.